stiamo cercando di selezionare e farci arrivare solo possibilmente alimenti, medicinali e igiene personale, perché in quanto riguarda gli indumenti ne abbiamo avuti tanti, quindi cerchiamo di selezionare. Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati per aiutare questi bosniaci. Quantità innumerevoli di cibo, medicinali e indumenti, tra cui cappelli, guanti, sciarpe, da inviare in Bosnia ai migranti bloccati alle frontiere nel pieno gelo dell'inverno. La solidarietà di CGL Pesaro Urbino, Hauser, Sardine Marche, Stay Human è entrata in corsia per rispondere alla crisi di numerosi profughi bloccati al freddo e in condizioni disumane dal 23 dicembre scorso nel campo di Lipa, distrutto da un incendio. Nel giro di una settimana sono state raccolte centinaia di alimenti, prodotti per l'igiene, coperte, medicine, nella sede della CGL di Pesaro e in quella di Urbino e ancora nella sede di Hauser di Fano. I cittadini hanno risposto con grande generosità e ieri, mercoledì 10 febbraio, nell'ultimo giorno dedicato alla raccolta, durata una settimana, sono arrivati gli ultimi carichi, i quali saranno ora affidati alla Croce Rossa Internazionale, che si occuperà di far recapitare i beni ai bisognosi. C'è stata una risposta inimmaginabile, tant'è che abbiamo dovuto stoppare la raccolta del vestiario e ci siamo concentrati prevalentemente poi sulla raccolta delle derrate alimentari e dei medicinali. Quindi siamo contentissimi di dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, ecco, in questo caso ai migranti bosniaci, affinché questa situazione qualcuno decide di porvi rimedio. Oggi più che mai c'è bisogno di star vicino a chi ha necessità, e con questo CGL che si è fatta capofila insieme allo Spidi questa cosa con le 6.000 sardine e noi dell'Hauser che facciamo un po' il braccio operativo, accogliamo con piacere questa vicinanza e questo aiuto che si può dare agli ultimi, quelli più deboli.